Lontano dal clamore è il nuovo documentario, un documentario molto particolare, ce ne vuoi parlare? Sì, Lontano dal clamore è un documentario, è in realtà un diario di viaggio, un racconto che si ispira a un romanzo degli anni 50 che si chiama I Santi vanno all'inferno, che raccontava la storia dei preti operai, questi preti che negli anni 50 scelsero di andare a vivere e lavorare con i poveri, con gli ultimi. Questo film, che è prodotto appunto da una società di Roma che si chiama Sefap, che è anche una casa editrice, di fatto è il tentativo di capire dove sono oggi quei personaggi che popolavano quel romanzo? I preti operai, gli operai, gli ultimi. E soprattutto che tipo di relazione noi che raccontiamo possiamo avere con queste storie. In questo senso, appunto, non è il linguaggio classico del documentario, ma è appunto un diario molto intimo di viaggio nel quale la protagonista, appunto, viaggia attraverso l'Italia alla ricerca di cosa rimane di quelle storie, sostanzialmente. E di capire come appunto ci si può relazionare a queste scelte di vita estreme sostanzialmente. Quindi non solo storia o nostalgia, ma in realtà attualità, cercare di capire dove sono finiti oggi quei personaggi, quelle storie e quelle scelte di vita estreme sostanzialmente. Il film è un film di 50 minuti, è una piccola ma insomma seria produzione che è stata fatta con professionisti e in qualche modo per me è anche il tentativo di mettere, come dire, di dare concretezza anche a un percorso di studi e di ricerca sul cinema che faccio all'università per stranieri. Da questo punto di vista, appunto, sarà poi interessante provare a capire che tipo di risposta ci sarà sul territorio e all'università rispetto a questo esperimento che è sostanzialmente Lontano dal clamore.